Mister, primo tempo bruttino con leggera supremazia del Sestri Levante. Secondo tempo solo Imperia. Altro che leggera supremazia, supremazia totale. No, 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 io dicevo primo, no, no, secondo, primo tempo. Altro che supremazia, hanno fatto loro la partita. Siamo stati bravi nel rimanere in partita Ti perché loro. riporta, però non è che hanno fatto granché. No, però hanno fatto un primo tempo di altissima qualità. I ragazzi sono rimasti in partita e io sono qui apposta per correggere quello che non va. E secondo tempo ci siamo messi diversamente. Secondo tempo non è da commentare perché abbiamo fatto un gran secondo tempo. Cosa devo dire? Sono felicissimo perché oggi ho visto Imperia come non la vedevo per tanto tempo e regalare una gioia a chi è venuto a vederci così grande è di buon auspicio, però. Secondo me ha azzeccato il cambio, però. Io ho attribuito il vostro cambio di gioco, la vostra grinta, il vostro voglia di vincere al cambio, l'ho attribuito io Perché personalmente. abbiamo vinto. Perché l'allenatore quando fa i cambi e vinci diventa bravo. Quando fa i cambi e non vinci ha Una sbagliato. cattiveria, però con un Edo Capra così. Facile per me. Facile. Infatti i meriti sono tutti Io loro. l'avevo visto in settimana Capra in autostrada, gli ho detto domenica vengo a vederti e segni. Ma lui mi ha detto speriamo, ha segnato due gol. Lui, cioè io non ho più commenti. Generoso. Ma oltre, allora, io l'ho detto in passato, questo ragazzo gioca con la forza di uno scarso e quando abbina la determinazione di uno scarso con quelle qualità enormi fa la differenza. Chiaro che però è messo in condizione perché gli altri hanno fatto veramente una grande partita contro una grandissima squadra che meritava di più, però noi non abbiamo rubato nulla. È stata una partita da due volte, il primo tempo loro, il secondo nostro e molto bene così, meno così. Non abbiamo fatto niente, cioè siamo veramente consapevoli di non aver fatto niente. Mi auguro che la prossima partita ci sia ancora così tanta gente perché è bellissimo giocare davanti a così tante persone, è una cosa stupenda. Perfetto, grazie e complimenti ancora.